finalmente un nuovo video tutorial con delle perline, e insomma, perché ultimamente ho realizzato soltanto tutorial per i braccialetti di cotone, e questo è sempre un braccialetto, però appunto utilizzerò delle perline Swarovski. In realtà, come vi dico poi nel video, potete utilizzare anche altri tipi di perline, potete poi utilizzare anche la stessa tecnica, lo stesso schema per fare anche anelli volendo, collane. È veramente molto semplice, quindi ho deciso di ripartire un po' con uno schema semplicissimo, quindi è assolutamente adatto per i principianti o se avete bisogno di riprendere un po' la mano con i vari schemi. Non vi serve neanche un ago per realizzare questo braccialetto, soltanto delle perline e il filo di nylon e la chiusura ovviamente. Arriveranno presto sicuramente altri schemi più complicati, ne ho già preparati alcuni e spero che vi piaccia. A presto! Per realizzare questo braccialetto potete scegliere diversi tipi di perle. Io utilizzo degli Swarovski Bicono da 4 mm, ne utilizzo 41 di un colore e 41 di un altro colore. In particolare questi sono del colore Mint Alabaster, vedete questo color verde acqua molto chiaro, e questo qui invece è il colore Tourmaline AB, non so come si pronunci. Poi vi serve qualche perlina di conteria, queste sono di dimensione 9-0, però la dimensione non è molto importante, ve ne serve giusto qualcuna per l'inizio e la fine del bracciale. Ho scelto ovviamente un colore che sia simile agli Swarovski. E poi una chiusura per il braccialetto, io utilizzerò questa qui che è formata da un moschettone e poi da una catenella chiusa da questo ciondolino, perché così appunto il braccialetto può andare bene a persone che hanno un polso di misura diversa. E se non avete una chiusura simile e vi piace come idea, potete anche ricrearla voi con una catenella e un moschettone, perché appunto il braccialetto, a differenza degli orecchini e collane, è importante secondo me che sia della dimensione giusta per la persona, quindi io lo farò per il mio polso che è abbastanza piccolo, però appunto con questa catenella andrà bene anche a chi ha il polso più grande. Ovviamente anche il numero delle perle dipende dalla dimensione del vostro polso. Comunque potete utilizzare qualsiasi tipo di perla, vi consiglio di utilizzare però delle perle simili fra di loro, cioè che cambiano solo per il colore. Poi vi serve un filo di nylon, dunque io utilizzo questo qui che ho comprato al Decathlon ed è un filo da 0,25 mm, va bene un qualsiasi filo di nylon, ovviamente non deve essere di questa marca, e io lo utilizzo da 0,25. Sicuramente non ve lo consiglio di uno spessore maggiore, potete utilizzarlo anche di uno spessore minore, però secondo me con questo tipo di creazione va molto bene quello da 0,25. Non utilizzerò un ago per realizzare questo bracciale perché siccome bisogna lavorare con entrambi i capi, mi sembra un po' scomodo utilizzare due aghi, quindi non lo utilizzerò. Sicuramente un filo di 80 cm vi basterà. Quindi cominciamo, prendo il mio filo di nylon che farete un po' fatica a vedere, lo piego a metà e infilo in un capo una parte della chiusura, quindi questo moschettone. Lo faccio scorrere fino a raggiungere la metà del filo, il centro. Adesso da entrambi i capi inserisco due perline di conteria in questo modo. Ora prendo uno Swarovski scuro e lo infilo in un capo del filo qualsiasi. Prima di farlo scorrere però prendo, vedete, ecco questo è un capo, prendo l'altro capo e lo infilo in questo modo, cioè dalla parte da dove esce l'estremità dell'altro capo, in modo che siano incrociati. E adesso tiro, arriverete quindi a questo punto. Adesso prendete un capo a caso e infilate uno Swarovski chiaro, poi prendete l'altro capo e infilate invece uno Swarovski scuro. Arriverete quindi a questo punto.
Adesso devo fare un nuovo incrocio, stavolta con uno Swarovski chiaro. Quindi prendo un capo a caso e infilo uno Swarovski chiaro. Poi prendo, prima di farlo scorrere, l'altro capo e lo infilo incrociandolo dalla parte dove appunto da dove esce l'estremità del primo capo. E poi tiro. A questo punto vedete che cominciano già a intravedersi le prime file. In particolare la prima, che è incompleta perché è costituita da due Swarovski, è già finita e adesso andiamo a finire la seconda. Vedete che si sta creando in questo modo, quindi capite che da questo lato, da questo qui, dovrà esserci una perlina chiara e da qui, quindi di conseguenza, ne metterete una scura. Per capire come procedere adesso dovete appunto semplicemente vedere come si stanno costruendo le linee, perché il procedimento è sempre lo stesso. Dovete sempre inserire una perla di un colore e poi una dell'altro e poi per concludere una incrociata. Quelle incrociate saranno sempre alternate, cioè se adesso ne abbiamo incrociata una chiara, poi ne incroceremo una scura, poi ancora un'altra chiara e così via. Per capire invece quando vi trovate in questa situazione quale perla inserire, guardate come si stanno disponendo le linee. Vi faccio vedere di nuovo i passaggi che dovete ripetere da qui in avanti. Da questa parte, questa qui, infilo uno Swarovski del colore chiaro. Quindi dall'altra infilo uno Swarovski scuro. A questo punto inserisco incrociando uno Swarovski scuro. Vedete che adesso abbiamo concluso la linea più chiara e manca soltanto una perlina per concludere anche quella scura. Procedete così finché non arrivate alla lunghezza che vi interessa. Dunque, adesso che ho infilato tutte le perline, inserisco la chiusura. Quindi per inserire la chiusura metto prima due perline di conteria da un lato, poi inserisco la chiusura, che nel mio caso è questa catenella. Poi inserisco altre due perline. Adesso per terminare e chiudere il braccialetto inserisco il capo del filo nel quale ho inserito appunto chiusura e perline rocaille. Nell'ultimo Swarovski, questo qua in alto, dalla parte da cui esce l'altra estremità del filo, non so se riuscite a vedere. E tiro. A questo punto ho entrambe le mie estremità che escono dai lati di questo Swarovski, il primo, quello chiaro, questo qua in alto, e adesso semplicemente continuo a ripassare entrambi i fili, prima uno poi l'altro, all'interno delle perle che ho già inserito, per evitare di dover fare un nodo, cioè semplicemente per nascondere queste estremità. Inserisco il filo sempre nella perlina più vicina, quindi in questo caso, per questo che esce da questa parte, andrò a inserire il filo in questa qui verde, poi procedo a zig zag, quindi di nuovo in questa verde, stavolta in senso orizzontale, poi ancora in quella verde sotto questa qui e quindi procedo così finché non finisce il filo, oppure se il filo è ancora lungo, finché non mi sembra abbastanza sicuro, e poi taglio il filo in eccesso. Dunque, questo è un altro braccialetto che ho realizzato con la stessa tecnica, però con perline diverse. Infatti vedete che queste sono sempre perline da 4 mm, ma sono sferiche, e è un effetto, diciamo, che mi piace molto. Forse lo preferisco così che non con gli Swarovski. Vedete qua, in questo bracciale ci sono degli spazi vuoti fra le perle e per questo motivo le perle occupano più spazio, anche se sono della stessa dimensione. Invece in questo, dato che gli Swarovski hanno questa forma biconica, si incastrano molto meglio, quindi sono più compressi, la trama è più fitta e non c'è quindi spazio libero fra le perle. Per questo motivo le perle occupano meno spazio e servono più perle per realizzare il bracciale con Swarovski che non questo qui con le perle sferiche. Ovviamente sempre se utilizzate Swarovski bicono. Per realizzare questo bracciale io ho utilizzato più perline
ed è venuto nonostante ciò più corto proprio per questo motivo che vi dicevo. Vedete la lunghezza è diversa. Per realizzare due braccialetti della stessa lunghezza, cioè lunghi 15 cm escludendo la parte della chiusura, quindi da qui a qui esattamente, dovete utilizzare dunque 35 perline chiare tonde e 35 perline scure. Per quanto riguarda gli Swarovski invece 41 chiare e 41 scure. Quindi spero che il tutorial vi sia stato utile, arriveranno presto altri tutorial e ci vediamo al prossimo video, ciao!